In Analyst è possibile importare con il comando get cloud. Vi faccio vedere giusto un'altra nuvola. Questo è il file XYZ, è un file a più bassa diciamo, densità di punti, è la nuvola restituita, diciamo, da sempre da Matterport. Noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo solo chiedere il rilascio di questa elaborazione. In Analyst possiamo visualizzarla, possiamo misurarla, possiamo fare le piante, estrarre tutto quello che ci serve. In questo caso è una nuvola di una parte della parte interna di una chiesa. Che cosa possiamo fare? Possiamo estrarre le varie piante, per esempio. Che cosa possiamo, come possiamo fare? Attraverso il comando cloud set posso tagliare la nuvola per rappresentare l'altra vista, posso tagliare e ottenere le piante. In questo caso è una chiesa, è importante avere piante a diversa altezza perché i muri non hanno sempre la stessa dimensione. Quindi, ancora con il comando cloud set, vado a tagliare la sezione appena rappresentata. Vado a guardare in basso, clicco e c'ho la piantina. C'ho solo il filo interno del muro perché l'oggetto era solo all'interno, non siamo usciti all'esterno, quindi non c'è il filo esterno. Volendo fare una piantina, una pianta più in alto, per esempio a 3 metri e così via, posso anche, diciamo, prima di andarla a tagliare, la posso anche disegnare e poi ripassarla sopra. Ma io in questo caso qua è giusto per farvi vedere. Per esempio voglio la piantina a questa altezza e quindi andare a restituire in maniera abbastanza semplice e veloce tutto l'oggetto del rilievo, sempre sfruttando le potenzialità di Matterport e la velocità e l'ottimizzazione del risultato di Matterport in Analyst. Tutto quello che stiamo vedendo, ripeto, è in AutoCAD, è un DVG, quindi basta salvare i file in formato DVG e scambiarli anche con altri tecnici. Gli altri vostri colleghi non hanno bisogno di avere strumentazione particolare. Lo spazio lo potete condividere direttamente allo spazio. Il disegno, la restituzione sono file DVG leggibili da qualsiasi applicazione, quindi siete, diciamo, vi potete interfacciare benissimamente con la vostra, diciamo, i vostri collaboratori, le vostre clientele. Quindi tutto qua. È tutto abbastanza veloce e semplice.